Rieccoci. Allora, avendo visto alcune cose che non mi sono piaciute, innanzitutto ho messo qua Zortea a pressare, sì, e Gondo l'ho tolto, anche perché Zortea è una bella sorpresa in questa posizione, però è ovvio che da subito lo dobbiamo allenare. Cioè, si è allenato bene, lo facciamo giocare come ala. Quindi ala a supporto, lo facciamo, diciamo, allenare molto, anzi a destra, scusate. Ok, lì. Penso che sarà importante perché è bravo nell'aggressività e anche nei contrasti. Poi che cosa stavo facendo? Cosa stavo facendo? Stavo settando l'allenamento, ok? E poi ho cambiato anche il pressing. Vi ricordate che non pressavano tanto? Ora invece presseranno di più perché mi ero dimenticato di mettere questo qua per scattare il pressing. Rivedendo le cose, non vedo che ci debbano essere tanti cambiamenti. Transizione. Ora ha più senso come pressing. Poi volevo un attimino fare sovrapposizioni e niente. Il ritmo di gioco è leggermente più alto. Passaggi poco più corti, più corti. Cambio un po' nei passaggi perché vedo che il portiere fa dei passaggi lunghi, quindi la vorrei mettere anche come mentalità questa cosa. La familiarità purtroppo la perderemo e non mi piace fare tutti questi aggiustamenti. Però cercheremo di allenarci nell'allenamento, quindi fare passaggi, pressing e la tattica, cioè il posizionamento dei giocatori. Quindi già da subito facciamo tecnica, circolazione della palla, poi l'indomani facciamo tecnica, transizione, no, possesso palla. Costruzione alla difesa. Costruzione dalla difesa. Poi faremo ovviamente qua creazione occasioni e faremo anche finalizzazione. Questo perché dobbiamo essere molto bravi. Poi, ovviamente, due attività extracurriculari, rafforzamento legami e pubblica utilità. E facciamo partitella qua. Ok, poi
capisco perché. Facciamo allora. Pressing, innanzitutto. Pressing. Ok. Va bene così. Ok. Farei dei calci piazzati, farei angoli offensivi, qua farei autonomia, punto. Per la prossima settimana già io la metto, do un giorno di riposo, anche se in realtà già c'è subito la partita dopo. Vabbè, faccio semplicemente questa cosa, revisione della partita, basta. Revisione della partita, rafforzamento legami, pubblica utilità. Questo qua per fare la stessa cosa, volevo fare qualcosina in più per la prossima settimana. Ovvero punizioni in attacco e anche efficacia calci piazzati. Mio Dio, so bene, abbiamo attaccato un po' male. Quindi si sistema il pressing, poi si sistema il gioco di prima, si sistemano i calci piazzati e si sistemano anche il portiere che ha rilanciato tante volte. Quindi questa sarà la formazione d'ora in avanti. Ovviamente la prossima partita voglio dare una chance a Schiavone e anche a chi si allenerà bene. Eh? Attenzione.
Il Napoli sta facendo pietà. Noi col Sassuolo abbiamo vinto, però mi pare che avevano meritato loro. Avevamo meritato leggermente noi contro il Sassuolo. Poi ho visto che c'è questa cosa del centro dati. E ho visto che comunque la nostra classifica, vi faccio vedere, questo è importante, la classifica non è proprio bruttissima, quella meritata. Non è una classifica proprio bruttissima, siamo 17esimi. Miglioreremo ancora. Miglioreremo ancora sicuramente. Poi che cosa si deve fare? Grafico di dispersione. Mappa passaggi. Poligono. XG a partita. Zone di tiro. Difesa, passaggi, questo genere. Queste cose non mi interessano molto. Movimenti d'attacco. Dribbling a partita siamo bassi. Però siamo alti come falli subiti. Ok, e questa cosa è importante perché evidentemente giocatori che ci fanno tanti falli significa che siamo posizionati bene. Pure facciamo innervosire. Poi come difesa. Molti blocchi, pochi salvataggi. Molti blocchi e molti salvataggi. Questa magari è data dalla concentrazione, insomma. Ho visto che con lo Spezia ci sono stati dei salvataggi interessanti. E ora facciamo l'incontro con lo staff. Vediamo che cosa ci chiedono. Ditacchio. Allenamento individuale. Non lo interrompo. Poi Stramberg. Non lo interrompo. Non lo interrompo. Andiamo avanti. Koulibaly. Questo sì. Spostiamoli perché io non ne capisco molto veramente di tutoraggi. Roberto De Bellis non cambia. Vai avanti. Vai avanti. Vai avanti. Vai avanti. Vai avanti. Avanti. Vai avanti. Allora, la cosa bella è che Crida ha aumentato il suo impegno. Questo è dovuto a tutte le ramanzine che io ho fatto. E
Mi piace, come giocatore devo dire che sono contento. L'impegno di Bogdan è aumentato, come anche... No, quello Fiorillo no. Fiorillo. Ruolo bene, Vergani. Adesso non mi dice niente, vai avanti. Andiamo avanti. Corso, corso, corso. Se volesse venire, con tanto piacere. Vabbè, ok. Come staff devo dire che siamo messi bene, dai. Siamo messi bene, per adesso quello che conta è migliorare il rendimento della squadra, migliorare l'affiatamento, migliorare l'atmosfera. C'è un giocatore infelice, ok, chi è? Sostegno allenatore, mi sostengono i giocatori. Allora, giocatori che mi osteggiano, addirittura 11. Ok. Felicità. Un bicchiere di vino con un panino, la felicità. Leggermente infelice Belez. Capisco perché. Abbiamo una buona posizione, io spero di vincere contro il Verona, spero di giocare meglio. L'Empoli ora vincerà sicuramente, perché ormai sono destinati proprio all'Olimpo calcistico. L'Olimpo. L'Empoli va a 9 points. Allora, nessun giocatore titolare. Qua qualcosina glielo metto. Allora, Bogdan finché non è in forma. 90 minuti. Poi Ramuzzi, 90 minuti. Koulibaly non mi interessa. Ok, Vergani 60, Luca Ranieri la prossima partita 60 e basta, solo due, perché solo un giocatore con più di 21 anni può giocare. Vabbè, sinceramente io Belez non lo voglio far giocare, cioè cazzo sei, vergognati. Vedi solo Bogdan. Allora, finalmente abbiamo un giocatore selezionato nella squadra della settimana. Io vorrei fare complimenti. Allora, nell'ultima partita chi è che ha giocato bene? Tale da fargli grandi... Ma penso nessuno. C'è Gyökeres perché ha salvato dei gol.
Ora voglio vedere, per esempio, quali sono i voti. Noi addirittura abbiamo un giocatore che è tra i migliori. E ora vedremo se nel lungo termine i nostri giocatori avranno degli ottimi voti. Ora vediamo anche la cosa con Sortea, perché mi permetterà di difendere meglio. Beseli, Ritacchio, Bonazzoli. 4-5, un mese per Bonazzoli. Altissimo rischio, Castanos alto rischio, Ghionberg alto rischio, Gagliolo, Vesesio. Se non si infortunano mercoledì e giovedì, non si infortunano più in questa settimana. Chiellini fuori per almeno 6 mesi. Ah, infatti, volevo fare una cosa. Siccome c'è stato Eriksen che ha abbandonato l'Inter, volevo vedere che cosa hanno previsto. Vedete che stanno, è successo di tutto. La Salernitana che forse viene squalificata, Eriksen che abbandona, Guerrero che abbandona, l'Italia che vince gli europei, che sembra che ce lo siamo dimenticati. Ma è così, come dice Enrico Sacchi, la gente si scorda presto delle cose, sia in negativo che in positivo. La gente è coglione. Una parentesi sulla gente è cogliona, anche volevo farla, perché, vabbè, diciamo che Eriksen è ancora vivo, visto che sono iniziati dopo i suoi problemi, facciamo finta. Vabbè, comunque quest'anno ci sono veramente troppi casi di persone che si stanno sentendo male. Io, secondo me, sono i vaccini. Secondo me sono tutti problemi causati da questo. Però chissà come le cose verranno fuori prima o poi. E allora io passerei subito alla partita contro il Verona. Vediamo che cosa può accadere contro il Verona. Squadra che ha meritato lo stesso numero di X punti nostri. Stesso numero di punti nostri, ovvero 2,5. Primavera, due giocatori titolari. Bogdan, aia. Ok. Sortea è peggiorato. Ranieri è infelice della grande quantità di allenamento sulla corsa. Guarda, secondo me, minchia, voto d'allenamento proprio bruttissimo.
che cazzo. Troppi infortuni stanno accadendo, picciu. Stanno accadendo troppi infortuni. Allora, intanto io chiedo se possono mettermi più fisioterapisti. Se me li possono mettere, va bene. Perché troppi infortuni stiamo avendo. E che cavolo, raga. Abbiamo Bonazzoli, Juric, Di Tacchio. Non mi piace sta cosa. In ogni caso, Bonazzoli viene sostituito da Zortea, credo, in maniera dignitosa. Ok, non hanno rifiutato. Resoconto, allenamento, Capezzi 9. 9. Mamma mia, ragazzi, qua i complimenti a tutti, tranne ovviamente a Veseli. Veseli, quindi critichiamo. Allora, Veseli si è appena tornato. Non me la sento. Non me la sento di... Allora. Allora, qua proprio, sinceramente, proprio... Qua... proprio. Intanto Ranieri, adesso lo sposto proprio nell'under 20. Non voglio un giocatore così che si allena al minimo sempre. Non mi piace. Allora, qua invece. Sta continuando a criticare. Allora, gli dico già subito, io lo dico, eh. Se vabbè, se pensi che ciò sia accettabile, dovrò rivedere seriamente la quantità di tempo di gioco che ti viene dato. Punto. Non posso credere che sarebbe stato pronto a farlo per una questione del genere. Me ne vado, arrivederci. Ma infatti non stai giocando. Non stai giocando, caro amico. Cioè, non solo fai, cioè, ti alleni male, pure rispondi male. Belez critichiamo. Sto continuando a criticare, sì, e io dico che il futuro in squadra non ce l'hai più. Non solo questo, io ti metto pure in under 20 perché non ho bisogno di gente che si allena male. Simi pure, mettiamolo in under 20. Poi qua me la prendo con Castano, Sobbi e Gaiolo. Hobby si incazza. Gli dico, penso che davvero i tuoi standard non siano abbastanza alti. Potrei esigere più da me stesso, certo, ma non credo che questo meriti delle critiche. Gli dico, immagino che non ti farei convincere un peccato. Riccardo Gaiolo, critichiamo.
Non credo che tu ti sia allenato bene di recente. Lui dice: sembra proprio che abbia criticato troppo spesso le prestazioni recenti offerte in allenamento. Ovviamente le stesse cose. Ok. Calombo. Ok. Dell'Icardi, Ribéry, che si è allenato un po' male. Sì, si è allenato de decisamente male. Cioè, del tipo proprio che, vabbè, sta peggiorando. Lo sappiamo come Ribéry. Non è così. Allora, Capezzi si è allenato bene. Capezzi, complimentiamoci. Lassana, Koulibaly, braccio intorno, Jarosinski, braccio intorno, Gyökeres, braccio intorno. Schiavone. Bene, Bogdan. Va bene, Gondo. Koulibaly. E basta. Cioè, 8 giocatori a cui ho fatto i complimenti con 8 giocatori a cui ho fatto delle critiche. E va bene. Ditacchio e Juric non si stanno allenando perché sono infortunati. Poi questa partita farò dei cambiamenti. Cioè, Ditacchio e Juric li mando, insomma, a recuperare al loro infortunio. E poi, insomma, mi dispiace che ci siano così tanti infortunati. Evidentemente sono io che forse sto un po' forzando la mano. Evidentemente. Perché, raga, cioè, ci manca Bonazzoli in questo momento, ma non sarebbe comunque titolare per un motivo tattico. Quindi, 2 giornalisti. Iniziamo. Pensi che il presidente condivida le tue stesse aspirazioni a questi colori? Non vi interessa. Come la pensa sulla rivalità contro squadre come il Verona, che durano ormai da molti anni e sembrano non invecchiare mai? Non me ne fregano. Puoi parlarci sui criteri di selezione? Allora, quelli che si sono allenati meglio. Sì, vabbè, quello dei cambiamenti fisici, dei cambiamenti per motivi, diciamo, di problemi fisici. Allora, ha dovuto ricordare alla squadra quando sia importante lasciarsi coinvolgere in incidenti. Allora, non commento. Non è speciale questo tipo di partita per la Serie A, preferirei evitare l'argomento. Sei soddisfatto di questo tipo di atmosfera? Mamma mia. Non commento. La squadra ha giocato bene l'ultima volta contro lo Spezia. Come li convincerà a mantenere questo livello di prestazione? Io penso che l'allenamento, ogni cosa che faccio è finalizzata a mantenere la concentrazione. Quindi,
Stiamo giocando bene, ma c'è un lungo percorso da fare se ne andiamo a arrivare a livello del Real Madrid. Questo. Milan in giuria ci non sarà in campo contro il Verona. Veramente sarà in campo. Ma devo dire che Milan è un giocatore eccezionale. Ok, ragazzi. Andiamo a fare una buona partita. Prenderli soprattutto per le corna. E se vinciamo la prossima, vuol dire che la prossima vuol dire giocare con tranquillità molte altre partite. Perché vincere la prossima significa avere quasi gli stessi punti che ha la Salernitana a oggi. Significa avere consapevolezza in se stessi, quindi è importante la vittoria, però è importantissimo come arriverà e continuiamo, insomma, come abbiamo fatto nelle altre partite. Io questo voglio fare. Sortea dovrebbe migliorare sicuramente, ma per il momento non ho grossi problemi. E poi basta. Ok. Il sindaco del Verona. Quelle zebre non si può vedere, bicciù. La potevano chiamare anche, per esempio, ladri. Era più bella da vedere, ma zebre fa schifo. Cioè, chiamala, non lo so, Juventus con la G. Che poi anche la Juventus è una merda. Cioè, per soldi non dai la possibilità. Cioè, quei Juventini soliti sono loro, i Juventini che devono fare questioni sempre per soldi, vincere non è importante, è l'unica cosa che conta. Io proprio nella Juve non ci andrò mai, né come nella realtà, né come, perché hanno una filosofia brutta sul calcio, solo opportunista. Difatti, guarda caso, sono loro sempre coinvolti nelle vicende di scandali. Guarda caso. Loro hanno questa. Vinceranno sempre. La Juve vincerà sempre, tanto. Tornerà a vincere anche Champions nei prossimi anni. Ma nessuno la stimerà come si stima anche sul Real Madrid oppure la Barcellona. Allora, Balog, questo qua lo voglio assolutamente, questo qua, gran bel giocatore. Fine. Ah, ora c'erano gli osservatori, cazzo. Diciamo 22 co Jesse Joronen. Allora, il portiere ce l'abbiamo bisogno per forza. Andrija Novakovic, punta. Ma per il momento. Il momento non lo so. Vabbè, noi osserviamo. Qua Luca Falbo. Luca Falbo. Oh mio Dio.
Però come potenziale potrebbe arrivare a 5, quindi diciamo che lo includiamo. Brian Ibrahimi lo osserviamo. Federico Zuccon. Federico Zuccon da difensore a trequartista, come quello, come si chiama? Carlo Mohamed. Se non lo conoscete, dovete conoscerlo, Carlo Mohamed. Vabbè, ma è un po' quello che faccio io. Cioè, è bello essere un trequartista, però che sa difendere. Eugenio Fusco. Ah, qua possiamo anche contattarli per... ma... Assolutamente qua si contattano. Allora, io andando prima li osservo e poi vediamo se mi possono interessare. C'è Luigi Palomba. Ottimo. Determinazione scarsa, impegno scarso, quindi non lo so se lo voglio veramente. Andiamo avanti. Felipe Estrella. Questo qua lo contatto. Giovane, prossima data disponibile, 2-1-2-1. Cercare un prestito per far crescere il giocatore. Ok, va bene. Negoziamo su contratto. Ok. Sì, dobbiamo dare 1,5 milioni. Ma che fa? Dobbiamo dare tantissimo. Secondo me non vale la pena. Secondo me lo includo e arrivederci. Maxim Busi. Questo bravo giocatore. Finalmente hanno fatto che uno può contattare l'agente prima di prenderlo. Che ci voleva, ragazzi, a fare una cosa del genere. Era anni che lo volevo fare. Questo Teodorchuk non ha niente di più degli altri. Kalulu. Sì, ma perché? Ma se devono costare così tanto? Lo prendiamo il terzo Koulibaly? Ma sì, dai. Luca Innocenti. Osserviamoli tutti. Zanoli. Abel Ruiz. Grande giocatore. Grandissimo giocatore. Io già ce l'ho avuto al Barcellona nel Football Manager 2018 e veramente era troppo forte. Però già costano tanto. Dobbiamo prendere i cosiddetti Wonder Kids. Qua Balog me lo vogliono far prendere perché, insomma, giocatore potenzialmente a livello della A, però
adesso è a livello della Serie C. Sicuramente è forte, a 19 anni, poi non so quanto costerebbe. Commissione. Upriez, Ulisso Priez. Non c'è un Priez. Il prezzo è 3-6 milioni costerebbe. Andiamo, chiediamo alla gente. Allora, mi delude un po' sapere che quella che ha è solo curiosità, perché il mio cliente è estremamente interessato ad andare alla sede. E allora che delude, devi essere un pochino contento. Il Parma tra 3 milioni e 7 milioni. Ok. Le sue richieste mi sembrano ragionevoli. Balog mi fa piacere, Balog, raga. Balog ci lavorerei volentieri. Ma adesso è giunta l'ora di giocare. Abbiamo visto nelle passate partite che l'Empoli ha giocato bene perché erano belli affiatati. Lo Spezia ha concesso. E ora il Verona è a metà, affiatato a metà a metà, quindi dobbiamo essere al massimo. Non sarà affatto una passeggiata, non lo sarà proprio per niente. Qua praticamente al posto di Ditacchio, solo per la prossima partita, metto Schiavone. Jarosinski, Caiolo, Gionberg, Checreda, Capezzi, Koulibaly, Zortea. Ok, questi qua, questo è l'11. Simi, sinceramente, non si merita di giocare. E ci metto Dell'Icarri. Va bene. Ok, Simi purtroppo è quello che verrà mandato via perché purtroppo è un giocatore che è indisciplinato, quindi non darà mai il massimo di se stesso, non darà mai quello che può dare. Non mi fa piacere nel lungo termine averlo, e non sarà utile nel lungo termine, tanto non migliorerà mai. Castanos, Hobby, Vergani, Ai e Gondò sono un po' preoccupati per il modulo, però per fortuna Checreda, Jarosinski, Checreda, Fiorillo sono contenti e possiamo iniziare, dobbiamo fare una bella partita. Come sempre. Abbiamo tre giocatori motivati. Allora, godetevi la partita, no? So quando sia intensa questa rivalità, andatela fuori e giocate per i tifosi. Non mi interessa perché io non penso ai rivali. Oggi mi aspetto una vittoria, non possiamo permetterci di perdere contro i nostri rivali, non importa quanto siano bravi, no? Giocate come sapete, no. Sarete benissimo e volete battere i rivali tanto quanto me. Penso di sì. Cioè, penso di sì, però senza troppa reazione, insomma.
non mi interessa questa cosa. Allora, Kekrete ha giocato bene. Ljungberg ha giocato bene. Jaroszewski ha giocato bene. Schiavone ha giocato bene. Capezzi ha giocato bene. Scandi, Schiavone, Togliano. Lassana. Ribéry. Va bene. Questo qua proprio devo essere molto. Perché ci credo in loro. Poi Fiorillo, Gaiolo, Schiavone, Lassana, Zortea. Chiedo semplicemente, mi aspetto che stasera facciate vedere chi cazzo siete. Ne abbiamo bisogno. Quindi abbiamo solamente 4 motivati. Tunnel. Crede che oggi segnare per prima farà la differenza? Secondo me sì. Per come sono andate le cose, abbiamo subito e fatto pochi gol, sì. Combina una buona prestazione oggi. Non lo so, vorrei avere più fiducia, ma non so cosa aspettarmi. Sarà una partita difficile, stare ai miei giocatori e mettere in campo una buona prestazione. Questa qua. Emile, c'è il derby. Cosa pensa prima di affrontare il derby? Salernitana Roma. Significa più per i tifosi che per gli altri. Non me ne frega assai. Lo sapete ormai come la penso. Cioè, non sono quello che si fa coinvolgere a livello emotivo. Sono quello che vuole dare una bellezza a questo gioco. Sempre 3-5-2. Sappiamo quanto è difficile sto 3-5-2 di merda. Allora, se tu vinci, comunque ti lasci il Verona a meno 6 punti. Se le fai vingere, hai tolto, diciamo, per adesso le carboni ardenti da loro. Se pareggi va anche bene. Allora, loro non sono motivati per niente, noi siamo motivatissimi, devo dire. Motivati, motivati, in posto. Grande, grande Juric, va bene. Va bene Zortea, lodiamo Zortea perché e incoraggiamo Juric. Che ha fatto un bell'assist Zortea e Juric comunque l'ha presa di testa, va bene così. Prima anche le ammunizioni facevano vedere. Capezzi si è fatto prendere, quindi vorrei rimproverarlo, Capezzi. Gagliolo va bene. Ricomincia, Ribéry va bene. Vediamo che Ribéry comunque non sfugge più. Prima era solo, ora è difficile che lo lasciano solo. Mi dispiace. Bravo Capezzi. Certo. Adesso abbiamo Zortea che viene cambiato con un attaccante. Ma non disperiamoci, ragazzi. Io se riesco vorrei mettergli signor Gondo a fare fulcro del gioco largo. Cazzo. Vediamo di gioco.
Zortea. Che cazzo è successo, ragazzi? Ma cosa è successo, piccio? Ha fatto bene, invece. Si sono scongiurati. Qua bisogna rimproverare due centrali. Più che altro devo rimproverare quello a destra. E vabbè, devo incoraggiare tutti gli altri perché non è che è successo niente, Picciu. È successo niente. Gaiolo, Ribéry, Larosisk, Ribéry, Schiavone, giriamo, va bene, Gimper, che grida, va bene, Gimper. Giuri ci ha fatto bene, Zorti ha fatto bene. Va bene, dai. Comunque, va bene Capezzi, va bene anche che grida che gliel'ha dato. Giurici. Abbiamo fatto 4 tiri, poi andrei a sostituire nei calci d'angolo, ovviamente, in attacco che ci va Zortea qua, che non è proprio un gran colpitore. Andrei a mettere lui. Poi qua batte Zortè e qua gli andiamo a mettere lui. Ok. Va bene. Stiamo giocando bene, dai, raga. Qua dobbiamo incoraggiare la squadra. Girala sulla destra. Comunque bravo Gionberg, che mi piace tatticamente. Che la porta. Bravo Zortea. Gaiolo. Ma raga, una buona partita stanno facendo, dai. Non posso essere bravo Jarosinski. Va bene, dai, va bene.
Comunque sia, devo fare le lodi a Zortea che sta giocando una buona partita. Devo fare le lodi a Gaiolo. Zortea. E basta. Poi devo fare, diciamo, dell'incoraggiamento a Gionpert che Crida. Janosinski, poi devo fare un chiedere di più a Riberoschis, Schiavone, Veroschis, e poi incoraggiare Capezzi e Koulibaly. Altra munizione, speriamo che non bravo che grida, chiude bene. Questa è la partita, la prima partita dove stiamo giocando meglio dell'avversario. Io devo dire che posso solo fare i complimenti. Risali. Va bene. Palla avanti. Va bene, ok. Ok, Zorte, bravo Giudice. Allora, devo essere calmo, ragazzi, cioè proprio calmo, proprio, cioè con calma, senza né lanciabottiglie, né puntare il dito, né... Allora. Allora, cercate di ignorare la pressione e la rivalità, giocate come non giusto, non vi perde. Finora i nostri passati sono stati buoni, ne sono felice, continuiamo così anche nella seconda. Sono felice per come abbiamo dominato il possesso palla finora. Non credo che meritiamo di perdere, dato che è una rivalità, fa ancora più male. Continuate a dare tutto. Poi possiamo ancora vincere, lottate su ogni pallone e guadagnerete il diritto di farvi beffe di loro. Allora. Finora siete stati tutti bravissimi, no, addirittura così. Allora, non è che abbiamo giocato male, no. Quindi io direi che possiamo ancora vincere, lottate su ogni pallone e guadagnerete il diritto di farvi beffe di loro, secondo me è giusto. Sì. Cioè, se mettiamo il massimo nel nostro impegno, secondo me questa è la cosa. Questo è quello che volevo fare. Poi, allora, Chegrin ha giocato bene. Gaiola ha giocato bene. Juric, Zortea hanno giocato bene. Però io lo dico con calma. State giocando bene, continuate così. Punto. Poi Capezzi, Gionber, Jaruzelski, Gionber, Jaruzelski, Capezzi, vi dico sì. Quindi è così, avete la capacità per mostrare la differenza, cioè proprio con molta passione. Poi Schiavone, Koulibaly,
Koulibaly, Ribéry, sinceramente io non li ho visti, quindi finora gli chiederei di fare un po' meglio come prestazione. Quindi fare tutto questo, semplicemente. Vediamo come va questa partita. Koulibaly va bene. Bravo Zortea, bravissimo. Allora, qua devo lodare Juric, Zortea e Koulibaly. Perché abbiamo fatto una bella. Poi qua diciamo che incoraggerò Ribéry, tutti gli altri. Poi ragazzi, dai. Va bene, va bene. Bravo Ribéry. Pezzi, fatto è Ribéry, ha giocato la prima palla. Purtroppo siamo molto chiusi, ragazzi. Siamo molto chiusi, molto molto chiusi da loro. Loro stanno facendo una gara proprio tutta in difesa. Ah, infatti non c'è. Cioè, Di Francesco non c'è più. Ragazzi. Allora, devo andare a lodare. Koulibaly, Zortea. Vabbè, questi tre li devo incoraggiare, ragazzi. E fare magari qualche sostituzione. Si potrebbe. Si potrebbe sicuramente. Penso che farò questa situazione qua. No. Uno schema proprio all'Arrigo Sacchi, ci mettiamo al posto di Koulibaly, ci mettiamo Gondo. Qua ci mettiamo attaccante che pressa difesa, quindi sappiamo che è un giocatore che deve andare dietro a pressare, a coprire il buco che rimane dietro, quindi come se fosse un 4-3-3 come prima, solo che Gondo va là e poi insomma tutto il resto rimane com'era. Parliamo alla squadra. Io ovviamente di Gondo mi fido e glielo dico. Qua vediamo di incitare qualcuno. No, non ce n'è. Bene, bravo Gagliolo, comunque.
Attenzione, Zortea. Gaiolo, Ribéry, Ergondo. Bravo Juric, bravo Ribéry, bravissimi tutti e tre. Pezzi, bravo Ribéry. Spalletti, dove ha tirato? No. Ha tirato che era lontanissimo. Allora, per i calci d'angolo qua dobbiamo sistemare la cosa. Calci d'angolo, ci devi andare a mettere tu l'attaccante. Qua, però sì, va bene. A destra, altro l'attaccante, che già c'era. Quindi, ok. Jaroszynski, cross. Bravo Jaroszynski, bravo Zortea. Allora, la partita la stiamo facendo bene. Stiamo facendo bene questa partita, quindi devo fare le mie lodi, insomma, a un po' tutti, no? Allora, intanto volevo lodare Gaiolo per la sua cosa. Prestazione, anche Jaroszynski, lodiamoli. Poi volevo incoraggiare Checreda, Gyökeres, Fiorillo. Poi sostituirei Schiavone e Capezzi. Schiavone e Capezzi sostituirei perché anche se stanno giocando bene, mi pare che è meglio inserire qualcuno comunque fresco per la squadra, proprio con passione. E vediamo che cosa succede negli ultimi 25 minuti. Ribéry batte la punizione senza esitazione e abbiamo un'altra occasione. Quindi Ribéry va lodato, Gondo ci sta. Ribéry va lodato, ok. Incoraggiamo Gondo. Questa partita è capace, non so. Non è italiano, però dico, sta partita è possibile che se tu mizzi, che è bellissimo, di tacchio, va lodato per il suo assist superbo verso Zortea. Questa partita ti dà la possibilità che se tu segni il pareggio, la vinci senza problemi. Quindi Vergani, Russo, Bogdan, Dell'Icarri, Castanos, Aja, Strandberg. Chi gli mettiamo? Io gli metterei Castanos al posto di Ribéry. Cioè Lobby? No. Solo Castanos. Dico, mi aspetto che tu faccia vedere chi sei, ne abbiamo bisogno. Mostraci la tua bravura, caro. Bravo Gaiolo.
Bravo Gaiolo. Ancora. Vediamo Liberonski. Allora, intanto annullo. Allora, intanto facciamo proseguire l'azione. Montipò ha fatto una parata decisiva. Io Ribéry lo tolgo alla prossima. Ribéry lo metto la prossima. Quindi ha segnato Zorte ha fatto un'altra cosa. Qua Ribéry ha fatto un bell'assist. Adesso incoraggio tu, anzi l'incito proprio, l'incitiamo a giocare con maggior passione possibile, proprio con trasporto. E dopo quest'azione dopo questa azione, Ribéry verrà sostituito. Bene. Castanos. Palla alla squadra. Perfetto. Confermiamo. Dai, Ribéry, dai. Dai Castanos, va bene. Giriamo. Va bene, cambia. Bravo che grida di prima. Bravo Zortea. Altro calcio d'angolo. Abbiamo fatto la bellezza di 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Abbiamo avuto 11 occasioni contro l'una, l'unico tiro della loro squadra. Che cazzo si sono messi? È un'altra dodicesima occasione. Vai Guillaume Perl. Caspita. Vai Zortea. Bravissimo che grida. Caspita. Caspita che grida. Ha fatto una bella visione. Allora qua comunque lodiamo che grida per come sta giocando. Oh. Niente. Incoraggiamo solo di tacchio. Vai che grida. Va bene, bravissimo Gerosinski. No. No. Koulibaly, Zortea. Bellissimo, grandissimi. Bravissimi. Zortea, quindi lo diamo. Gaiolo. Questo è lo schema, ragazzi, eh. Ma speriamo che ce lo danno. Oh, meno male, cazzo. Lo diamo. Allora, giusto. Io direi di lodare chi se lo merita. Juric, Zortea, bravissimo nella partita. Poi Checrida. Allora, Gaiolo, Juric e Zortea. Ma porca troia. Ok, vediamo. Che Crida sta giocando bene. E Gaiolo anche. E anche
Incoraggiamo Giunper, Jaruzelski di Tacchio, Koulibaly, Castanos e Gondo. Ok, dai, dai ragazzi. Dai ragazzi, questa partita la possiamo anche vincere. Va bene, il pressing è efficace. Io per un momento devo fare una sostituzione, solo Juric perché hanno giocato bene in attacco. Per quanto riguarda Gondo lo metto in attacco, che prima era in difesa, Castanos, Zortea, va bene, il resto va bene così. Ok, vediamo se abbiamo un'altra chance di poter bravissimo Jaruzelski, bravissimo veramente. Bellissima partita hanno fatto i ragazzi. Proprio non ce n'è stato per nessuno. Bravissimo Jaruzelski, bravissimo. Mamma mia, ragazzi. Occasione per Koulibaly. Queste sono partite proprio che abbiamo giocato bene. È peccato che non è arrivato il secondo gol. Gondo. Dai ragazzi, dai, ci dobbiamo credere. Ci dobbiamo credere finché ne abbiamo. Bravissimo Castanos, va bene. Lodo tutti ora, se me ne viene data l'opportunità di lodarli. Incitiamolo, dai. Incitiamo la squadra. Dai, vediamo. Veloce, 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 veloce. Bravissimo Koulibaly, bravissimo. Va bene, va bene. Va bene di tacchio. Ok. Allora, il dominio che abbiamo avuto noi non ce l'ha avuto nessuna squadra, neanche il Napoli. Calma. Caspita, allora qua. Vabbè, l'ultima azione, purtroppo. È chiaro che non farò troppi complimenti, però insomma li devo risollevare perché hanno fatto una partita proprio di quelle buone, 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 buone. Non si passa, non si passa.
Se finiva 2-3-0 non ce n'erano problemi. Non ce ne sarebbero stati problemi. E quindi va bene così. Va bene così. Tante occasioni create. Ovviamente devo fare i complimenti, ragazzi. Mani in tasca. Allora. Vabbè, mani in tasca, però. Sono felice della prestazione, nonostante il risultato. Sono felice della prestazione, ragazzi. Nonostante, diciamo, il risultato un po' sfigato, però va bene così. Quindi, che dire? Allora, che grida? Bravissimo. Gagliolo pure bravissimo. Jaruzelski bravissimo. Capezzi bravo, quindi questo qua sono entusiasta della vostra prestazione, quindi addirittura demotivato. Capezzi bravo, Ribéry bravo, Zoltea bravissimo. Juric, bravo. Poi, vabbè, niente di particolare gli altri. Riccardo Gaiolo ha salvato la squadra oggi acciuffando il pareggio allo scadere. Vedere quella palenza da casa è stato un sollievo per te? Vabbè, devo dire di sì. Sono felice. Vabbè, l'importante è che, insomma, tu mantieni 3 punti sul Verona. Hai giocato bene, dai. Juric, che facciamo? Juric lo cambiamo, dai. Lo curiamo. Salernitana, che ovviamente gioca meglio. Tacchio infortunato. E va bene. Va bene, dai, siamo a buon punto. Siamo a 4 punti sulla zona retrocessione. Eravamo dati per spacciati. Siamo con tre giornalisti solo. E allora iniziamo sta cazzo di conferenza stampa. Che ne pensi della dichiarazione di interesse di Moreno Longo per l'acquisto di Valerio Mantovani? Non mi interessa. Come ha affrontato i differenti standard dopo la promozione? Devo dire che stiamo giocando bene. Sono felice di come stiamo. Sì. Perché ho adottato questo particolare approccio tattico? Perché voglio cambiare il calcio. Il calcio va giocato così. Ho finito, ok. Quindi. Che famo? Vabbè, dobbiamo migliorare.
la finalizzazione. Sicuramente attacco sulle fasce, attacco ragionamento, attacco di prima, velocità prepartita, difendere largo. Che cosa ci è mancato? Penso niente, penso ancora affiatamento, quindi penso, attacco senza palla. Gioco di squadra. Sì, difesa senza palla. Movimento offensivo. E qua vabbè, c'è un po' di portiere smistare. Allora, quindi dinamica. Siamo positivi, stiamo passando a positivi, dai. Allora, segniamo poco, questo è vero, eh? Questo è veramente una cosa un po' fastidiosina. Ora vorrei andare a chiedere al centro dati quale sarebbe la nostra classifica oggi. Credo che sia nettamente migliore. Ecco, avremmo meritato la bellezza di 5 points. Ci sta una posizione di metà classifica, secondo me ci sta tutta. Avremmo meritato fino ad oggi 6 punti, o 5 punti, come volete. Io credo che fare anche 50 punti, 45 punti, con la squadra che abbiamo, è ottimo. Se poi, certo, riusciamo a migliorare la condizione della squadra mettendo anche qualche giocatore più funzionale, è chiaro che possiamo sicuramente fare ancora di più. Allora, per quanto riguarda la partita con l'Udinese, se facciamo la stessa gara di questa giornata, va benissimo. Quello che manca magari è qualche gol in più. Tutto qua. Anche qualche golletto in più. Anche perché tipo noi abbiamo quanti tiri in porta abbiamo fatto? Vabbè, meritiamo un gol e meritiamo di subire un gol a partita. A livello difensivo andiamo bene. Minchia, ma sei lì a 5,30, ragazzi.
Iniziale leggenda, buono. Ok. Due giocatori in appoggio, tra cui Ribéry e Vergani. Vergani mi appoggia. Io volevo già prendermi cura di lui. Lui sarebbe un attacco d'aria. Oppure un fulcro del gioco. Un fulcro del gioco. Vabbè, un po' tutto, va. C'è un po' tutto. Però attaccanti d'aria non mi servono, quindi lo farò lavorare come fulcro del gioco. Attacco. Faccio lavorare con questo e la cosa più importante secondo me deve essere passaggi. Sì. Passaggi. Facciamolo migliorare sto ragazzo. Sì. Mi osteggiano solo in due, Castanos e Zortea. Allora, Zortea volevo fare complimenti proprio personalmente per la partita che ha fatto. Ha creato tante occasioni. Sì. Facciamo magari qualche complimentino qua e là. Allora, Juric, gli devo dire che sta giocando bene. Koulibaly, Di Tacchio, Jarosicki, devo dire che ha giocato bene. Perché ha creato delle belle opportunità. Bene. Poi che crida. Vabbè. Va bene così, dai. Zortea ha giocato una buona partita, ha avuto quante occasioni? Addirittura ha avuto tre occasioni. Poi c'è stato. Ora c'è Juric che dobbiamo fare giocare ovviamente. Al posto di Juric dobbiamo fare giocare l'unico che rimane, ovvero Gondò. Cedric Gondo. Cedric Gondo. Simi, purtroppo. Gionber. Certo. Chiediamo a Ribéry di risolvere il problema. Prossimo anno facciamo la stagione. Ok.
siamo molto sfavoriti, no, leggermente sfavoriti. Abbiamo un 33% di possibilità di vincere. Gagliolo e Francesco Di Tacchio. Ma perché giochiamo bene? Cioè, veramente. Qua pare che abbiamo vinto la gara. Qua pure. Dopo 4 partite. Voglio vedere che media voto hanno i miei. E Gaiolo ce l'ha buona. Il Napoli comunque fa schifo. Udinese ha 4 sconfitte. Lo Spezia fa schifo, il Verona fa schifo, cioè quelle peggiori abbiamo incontrato tranne l'Empoli, però 4 partite sono veramente poche, dai, ancora per giudicare. Io passerei subito alla prossima partita, tanto non c'è molta differenza, non ci saranno grandi cambiamenti. Allora, intenzione fa riposare Franck Ribéry, considerando. No. Francesco Di Tacchio tornerà subito in squadra, giusto? Sì. Se è disponibile, deve giocare. Farò qualche cambiamento. Ok. Comunque segniamo pochissimo. Se segniamo poco. Vabbè, io non la faccio la partita perché sono stanco. Vorrei sistemare i calci piazzati sicuramente prima dell'Udinese e poi vediamo, insomma. Ora volevo vedere se mi dico buon giocatore per la Serie B. Cioè, ragazzi, stiamo giocando con una squadra da Serie B. Stiamo giocando con una squadra da Serie B. Stiamo giocando con giocatori molto scarsi.
me non piace questa cosa che il valore comunque non è ben definito. Che vuol dire questa cosa? 6 milioni, 7 milioni. Quando è scarso sto Koulibaly. Ribéry, Sortea. Juric, Melo Juric. E quindi deve giocare Gondo. Gioca Gondo. Penso che col 4-4-2 può anche funzionare la squadra con lo stesso modulo. Cioè, io qua adesso faccio la stessa cosa, faccio carica. Anzi, scusate. Faccio allora. Questa la salviamo. La salviamo. Salva. E poi qua facciamo carica. È una copia. Però la chiamiamo diversamente. Questo diventa che Juric va a sinistra, Koulibaly non c'è più, diventa il 4-4-2. È la stessa cosa. Quindi hai 4-3-3, 4-4-2 e qua facciamo pure qua, no, 4-3-3, qua sortea. Quindi abbiamo queste tre possibilità, sempre sullo stesso stile comunque. Ok. Comunque Zortea va a destra, sappiamo benissimo, Juric. Scusa. Pollo. Zortea, bella prestazione ha fatto. Ha fatto veramente una bella prestazione, anche giovane. Secondo me può fare delle ottime cose.
Invece volevo vedere per esempio Juric, che ha segnato un gol e ha fatto 0,56 xG. Capezzi invece ha fatto 0,69 xG e non ha segnato. Gundo ha fatto 0,89 gol e non ha segnato. Va benissimo. Siamo una delle sue squadre più scarse, però col gioco ci stiamo abituando, insomma. Ve lo dicevo che quella con l'Empoli non era una partita che faceva molto testo, perché non hanno funzionato molte cose. Col Verona e con lo Spezia invece ci sono stati dei miglioramenti e si è visto anche col risultato, si è visto anche col gioco. L'Empoli diciamo che ci hanno schiacciati. Non so come mai riuscivano sembra a vincere tutto. Un po' con lo Spezia si è vista questa cosa per il secondo tempo. No, assolutamente l'abbiamo dominato. E quindi adesso c'è una classifica molto veritiera e vedremo anche di migliorarla ulteriormente. Perché si può assolutamente. Io per esempio della difesa non mi lamento, non mi posso lamentare, però da Di Tacchio, Capezzi mi aspetto qualcosina in più a livello di movimenti, di diciamo affiatamento. Poi da Ribéry mi aspetto molto di più perché ha fatto praticamente solo un gol, quattro presenze. Un giocatore del genere, che poi alla fine è semplicemente un buon giocatore per la Serie A. Cioè, quanti ce n'è buoni giocatori per la Serie A? Vediamo qua osservati, facciamo non tutti i giocatori. Facciamo in voi generali. Fai Barella qua, fai rapporti. Vabbè, anche questo Allende, giusto? Sono giocatori che sono. Cioè, se noi prendiamo tutti questi giocatori qua, avremmo il massimo. Ma è ovvio che ci dobbiamo un attimino ricredere. Qua c'è Cristian Maggio, Baraje, Brivio, Robby Gasen, Wille Rosas. Ecco, questo Wille Rosas buono. Dennis Mann buono, soprattutto perché questo poi magari ti va a fare l'ala invertita a sinistra. E finisce che fai un ottimo giocatore, solo che costa assai. Costa assai, 13 milioni. Bisogna prendere giocatori funzionali, insomma, dai. Allora,
Ultima cosa che voglio vedere è se ci sono dei miglioramenti. Tutto si abbassa. Ok, è ovvio che per la prossima partita c'è il 4-3-3 perché è quella più bilanciata. Se facciamo le altre formazioni si perde. Koulibaly non lo voglio perdere. Non me lo voglio perdere, insomma, perché penso che possa essere un giocatore molto utile. Vediamo, per esempio, Koulibaly quanti contrasti ha fatto nelle ultime gare per andare a prendere il pallone. Diciamo, dal Vicenza ha fatto contrasti tentati, contrasti vinti. Certo, è un po' una merda, eh. Sì, testa tentati, palle recuperate. Vabbè, non è proprio il massimo come giocatore, però speriamo, insomma, di averlo. Hobby, quasi quasi che lo mando via. Abbiamo Simi, Belez, Simi, Bogdan, Ranieri, Chiaranieri, ragazzi, l'ho mandato con l'Under 20, Simi. Belez. E allora, qua preso, quelli malini, Gozo, Bobby. È chiaro che la Salernità